Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Not for Broadcasting, un gioco davvero particolare, se non unico nel suo genere, perché a parte che occupa un'eresia di spazio sulla disk, cioè 21 giga, perché è composto comunque di tantissimi video. Ed è un gioco dove andremo a gestire diciamo, vabbè, la lingua è soltanto in inglese, ovviamente l'audio soltanto in inglese, russo o cinese, ci sono i sottotitoli. Andremo a gestire la regia di un programma televisivo. Hanno aggiunto da poco un'espansione Telethon, ma vabbè, giochiamo col gioco normale, inizieremo proprio dall'inizio inizio. Il gioco non costa tantissimo perché costa 16,79 € ed è disponibile su Steam da gennaio di quest'anno. Iniziamo col nome Indie e andiamo. Questa è più o meno la postazione in cui dovremo lavorare e dovremo fare una serie di mini giochi, diciamo, per cambiare inquadratura quando necessario dei vari show televisivi e censurare quando non dobbiamo. È molto difficile da gestire perché su un TV vediamo in anticipo e mentre invece sulla destra vediamo in quello che sta andando, diciamo, in tempo reale. Allora ci voltiamo, rispondiamo al telefono. Hey David, ho una chiamata per te. Ascolta. Ok. Chissà chi sono questi? Sviluppatori? Ok, allora la barra colorata è l'audience. Ok, eccola qua. Perfetto. Ok, questo è quello che sta andando in onda, in diretta. Questo è il master. È quello che tu controlli. Praticamente, se qua viene detto qualcosa da censurare, va censurato prima che arrivi di qua. Quindi, in pratica. E queste sono le varie videocamere da cui possiamo shiftare da una all'altra con questo. Il tasto della censura è questo, poi c'è un altro. Guarda la tua sinistra. Ah, questi collegamenti controllano tutto nello studio. Oh, quello che dobbiamo fare ora è alzare l'interruttore generale. Perfetto. Ok. Sta finendo il film. Naturalmente, ok, questo è il canale 1. Allora, ah, ok, qua abbiamo il film da mettere adesso. Ok, cosa devo prendere? Quale? Che non ho capito. Ah, Load Adverts. My Salad Weekly. Credo sia questa, no? Corn and mayonnaise. You know, seafood makes me come out in pastures. Yeah, I thought it might increase our viewing figures. Every day. You want from Lì me intanto for vedete fuori onda di quello che sta succedendo. And yet you persist going 5, 4. Seleziona screen 1. Ah, parlano delle elezioni. C'è un countdown. Ok. Ok, questo è quello che sta andando in diretta, questo è l'audience. Megan will be chatting with movie star Lawrence Bunderclatch about his new movie, The Medicated. And, of course, we'll be going live to advance headquarters to hear what the leaders of this special party have to say on their history. Boh, chissà se è giusto questa. Scegli due. Vedete che intanto si beve l'acqua, noi abbiamo mandato la sigla e tra poco torniamo sull'uno appena finisce la sigla. Non devo farlo tornare adesso perché sennò facciamo una scena modello Striscia la Notizia.
Ok. The votes are in and it's a decisive win for advance. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo delle interferenze. Ok, dobbiamo fare questo minigioco qui dove dobbiamo fargli schivare le interferenze. Quindi in pratica condurre, diciamo, questa pallina all'interno del di questo labirinto, diciamo. Se no ci saranno delle interferenze e perderemo audience perché la gente inizierà a vedere un segnale magari corrotto e così. È anche un inglese veloce, difficile, quindi non è, cioè, poi in realtà l'ho già visto giocare, quindi non è un gran problema. Non è sicuramente il gioco per tutti. Adesso se posso. Ah, dobbiamo attivare il C appena finisce. Ah, ok, abbiamo mandato la pubblicità giusta. Ok, My Salad Weekly. Ok, partita la pubblicità. Ma è divertente perché poi ci sono queste scene. Fossero sottotitolate sarebbe ancora più divertente. Tanto sta andando la videocassetta che abbiamo messo prima della pubblicità. Ok, dovremmo usare la multicam adesso. Gestiremo più camere. Il gusto personale, insomma. Ci sono regole. Sì, bisogna tenere la camera su chi sta parlando. Ok. Non più di 10 secondi in inquadratura. Sono pienamente d'accordo. E inquadrare le reazioni di quello che dice uno. Sì, ok, le regole base. Non più di 3 secondi le reazioni, sì, concordo. Ok, torniamo in diretta adesso. No, troppo. Ok, tanto si stanno preparando tutti fuori onda. Dieci secondi. Su cosa devo andare? Uno. Ok. Mamma mia. Thank you, Jeremy. Megan Wolfe, culture correspondent. And today I have a guest who starred in everything from Shakespeare to Blunderclatch on screen three when she says his name. By none other than Lawrence Blunderclatch. Thank you so much for coming on. Oh, my dear. I do hope you believe me when I tell you. La due, la due. Switch to two for the wide now. Sì, ok, sono d'accordo. Right, now just try and stay on whoever's talking. Vai su chi sta parlando. The medicated, yes. Wow, what was that like? Well, as I said to Peter at the rack, that's Peter Jensen, the director. Give us a look at Megan's reaction. He's a wonderful chap. Lovely, now back to Thunder Twat. Worked with him on several movies, all terribly successful. Get back to who's talking. Adesso andiamo su chi sta parlando. And you know what, Megan? I really meant that. Wow, that is... fantastic. Get on the speaker, mate. Am I right in saying that the character you play in this movie is quite an academic one? Absolutely right. A scientist. Absolutely. Was that a challenge at all? What exactly are you implying? Sto facendo i test a mio adesso. Seriously, yes, you're right. It was a complete departure from my last starring role. Sì. I played Sergeant Brock Rockman in Bullet Man. You'll remember that that was the true story of one soldier's fight for a love that surpasses all others. Too long on this, mate. For free. I think it's grossed over. Okay. But obviously, who's counting? It's a role that saw you scoop two best actor awards, if I remember correctly. Sì, adesso io non sto parlando, ma sto cercando di capirci qualcosa. Se è tutto giusto. Three little statues do take pride of place on my mantelpiece. With all the others, I'm sure. So, if you're not doing it. Taglio perfetto adesso. What is it then that drives you?
Ma se fosse tradotto sarebbe veramente un'altra cosa, perché ovviamente vi aiuterebbe molto, e questo lo percepisco, a capire quello che stanno dicendo, e però insomma, ok. I suppose in the end I do it for the difference. Dietro, così. I do it for the people that I inspire. I do it for the little people. But most of all I think I do it for. Adesso andiamo su di lei. And today of course we're in for some real change, it looks like, in the coming few months. Su di lui. What do you make of this historic election result? Oh, well. Elezione su di lei. Historic election result. Indeed, historic is the word. Well, get back to who's talking. Ok, torniamo su di lui. I think I've always been quite clear that when it comes to politics. E adesso andiamo su tutti e due insieme. Not fuck things up. Dovevo censurare quella parola lì. Vabbè, perché l'audio qua ci passa in differita. Cacchio, è difficile stare concentrati, dovresti sentirlo nella cuffia prima e non distrarsi. Adesso io sto tenendo d'occhio qui, ma in realtà devo continuare a fare la regia. Reazione. Ok. Uno. C'è stato anche un fuori onda, tra l'altro, adesso. Non so cosa sia successo, ma dobbiamo. Ho cliccato un tasto per sbaglio. Ok, siamo andati in onda con con loro che ho premuto il tema. Mamma mia, che casino sto facendo. Dovevo andare, vabbè. You told me, but I didn't listen. Doctor. I'm drowning, Lance, you said. You need to see this. No, it's all too late. Boh, è un silenzio di tomba questo gameplay, ma in realtà sono ancora sconvolto. E sarebbe da giocare più volte la missione, un po' per capire la conversazione. Però è stimolante, devo dire. Non è, è originale come idea. Devo mettere un'altra pubblicità. Stiamo perdendo l'audience. Vabbè, oh, ragazzi, è andata. Che è successo? Ok. Boh. Poi non so ancora cosa siano questi, ma. Ah, ok, adesso parte l'audio. Ok, adesso. Ok, ci sta insegnando a censurare le frasi. Che lavoro pressante. Alziamolo un po' di più. Spero sia solo pratica, perché di bagianate ne ho già fatte. Quindi? Ok. Ok, si va in onda.
Welcome back. Perfetto. I'm told we can now go live. Vediamo se riesco a censurare. Where the two leaders, Peter Clement are about to make their acceptance address. Cut to the outside broadcast. Go for it, Pat. Okay. Go for it, Pat. Thank you all for coming. Mi serve un regista, non posso fare tutto insieme. Deve esserci qualcuno all'esterno, come lui che mi dice dove andare. Vado sul 4. L'ho totalmente mancato. Giusto. Ok, censurato al pelo. Abbiamo perso praticamente tutta l'audience. La, gli altri di là sono... Lui sta facendo quella figura lì. That can change. But today is day one of a new future. Okay. So perhaps we should all be celebrating. Except for the rich. Okay, cambio lui. Lui! Lui! Cambiate un po' a cazzo. Merda, parla, ha detto una parolaccia, non sono riuscito a censurarlo. Stiamo perdendo l'audience, ma chi è quel cane della regista in questo caso? Mamma mia, se sta andando male sta trasmissione. Lui, la reazione? Perfetta. Lei? Perfetto, anche stavolta. Facciamo un piano così. Lui? No, ce l'ho fatta, ho capito che stava dicendo qualcosa che non doveva. La reazione sua. Visione esterna. Lei? Ok, ricomincia a parlare lei. Ok, reazione sua. Torniamo su di lei. Torniamo su di lei, su di lui. Mamma mia, poi immagino, non invidio voi che state guardando una cosa... ancora. Mamma mia, che difficile. Però per un appassionato comunque di televisione e di cinema così. Ok, mamma mia, sta per finire, speriamo, perché sta veramente, mi sta andando in pappa tutto adesso. Mettere ad occhio anche qua. Ok. Mamma mia, che difficile. Torniamo sull'uno. Mamma mia. È così. No, poi è bello perché mi piace proprio la mancanza, cioè il fatto che si vedano comunque dietro le quinte, come vede veramente un regista, quindi. Abbiamo riacquisito un po' di audience verde, meno male, abbiamo un po' recuperato sul finale. Have a peaceful and we're out. Good job everybody. And we're out. Good job everybody. Board. Send Kintaro. Times are on board. So boring politics, man. Looks like you've got it now. Mamma mia, abbiamo perso un botto di audience che in realtà l'audience dovrebbe salire perché vedrebbero lui fuori onda. Comunque vabbè, è andata proprio male, è andata proprio male. Broadcast complete, direi che non ne faccio un altro. Perché stavamo andando molto bene, poi siamo andati molto male. Insomma, io non sono un regista, in realtà no, sarei anche un regista amatoriale, ma non così. Quindi insomma, non è un gioco per tutti, not for broadcast. Direi che poi il gioco va avanti
Però non sarà un pochino da studiare. Io spero sempre in una traduzione in italiano, almeno per questo titolo, calcolando che l'inglese non è neanche così facile, soprattutto doverlo solo ascoltare. Poi è indubbio che magari giocare e rigiocare un livello, magari giocarselo prima solo ascoltando e cercando di capire, potrebbe essere una buona cosa. Vabbè, comunque ragazzi, questo era Not For Broadcast. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché sto cercando adesso di capire come uscire da questa schermata che ormai non mi lascia più uscire, perché probabilmente mi ha preso in antipatia. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo titolo, non costa tantissimo, però immagino che non sia adatto alla maggior parte delle persone, soprattutto quelle che non parlano inglese, io compreso purtroppo. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.